La porta del Bataclan con il murale di Baschi, rubato nel 2019, è stato ritrovato nel teramano in un casale di campagna. Il ritrovamento è avvenuto grazie a indagini condotte dalla procura distrettuale e la collaborazione con polizia e magistratura francese. Nella conferenza stampa messo a segno dai carabinieri di Alba Adriatica, il procuratore distrettuale Michele Renzo ha dato importanti informazioni sull'operazione. Sulle indagini fatte in Francia bisogna avere la massima riservatezza. Non abbiamo ancora elementi concreti per pensare ad un movente diverso da quello economico, ha affermato. Il colonnello Pipola, comandante provinciale dei carabinieri di Teramo, ha espresso soddisfazione e ha ringraziato i carabinieri di Alba Adriatica e il nucleo di tutela patrimonio culturale. Il PM David Mancini ha detto che sono stati utilizzati strumenti tecnologici e investigativi importanti. L'opera è stata portata in Abruzzo, ma prima è stata spostata in diversi luoghi. Il fatto che sia stata trovata nel teramano non riconduce a legami con il terrorismo, ha voluto chiarire il procuratore. Elementi ad oggi non ce ne sono per pensare a cose diverse dal denaro. Al momento però non ci sono arresti. Questo per noi è la cosa fondamentale, quello di aver partecipato ad un processo emotivo che coinvolge un po' tutto il mondo, no? Perché vedete quanta risonanza ha avuto questo ritrovamento. E di questo siamo orgogliosi, ma siamo orgogliosi perché quest'opera è vicina al nostro sentire, insomma, al nostro sentimento.